Il Vaticano ha accolto i partecipanti al 14° Sinodo Generale Ordinario sulla Famiglia per riprendere un dialogo inaugurato lo scorso anno con l'Assise Straordinaria. Il Sinodo, ha detto Papa Francesco alla prima congregazione, è un camminare insieme con lo spirito di collegialità, adottando coraggiosamente la parressia, lo zelo pastorale e dottrinale, la franchezza e mettendo sempre davanti ai nostri occhi il bene della Chiesa e delle famiglie. Il Sinodo non è un Parlamento dove per raggiungere un consenso o un accordo comune si occorre al negoziato, al patteggiamento o ai compromessi. Ma l'unico metodo del Sinodo è quello di aprirsi allo Spirito Santo con coraggio apostolico, con umiltà evangelica e con orazione fiduciosa, affinché sia Lui a guidarci, a illuminarci e a farci mettere davanti agli occhi con i nostri pareri personali, ma la fede in Dio, la fedeltà al Magistero, il bene della Chiesa e la salus animarum. Ai partecipanti dell'Assise Sinodale il Pontefice ha chiesto di essere docili all'opera dello Spirito Santo, ascoltando la voce di Dio che parla nel silenzio, e di avere coraggio apostolico e umiltà evangelica. Il coraggio apostolico che non si lascia impaurire né di fronte alle seduzioni del mondo che tendono a spegnere nel cuore degli uomini la luce della verità, sostituendola con piccole e temporanee luci, e nemmeno di fronte all'impietrimento di alcuni cuori che, nonostante le buone intenzioni, allontanano le persone da Dio. Il coraggio apostolico di portare vita e non fare della nostra vita cristiana un museo di ricordi. L'umiltà evangelica che sa svuotarsi dalle proprie convenzioni e pregiudizi per ascoltare i fratelli vescovi e riempirsi di Dio. Umiltà che porta a puntare il dito non contro gli altri per giudicarli, ma per tenderli la mano, per rialzarli, senza mai sentirsi superiori a loro.